dell'anno non si possa predisporre un piano operativo che dimostri al governo che noi siamo in condizione di gestire le nostre cose a casa nostra, che abbiamo le forze, la competenza, l'intelligenza perché questa regione possa essere considerata una regione all'avanguardia nella sanità e, permettetemi di dire, una regione che parla di sanità non solo in termini di costi ma anche di opportunità economiche che la sanità ci può portare. Lo dimostrano alcune realtà, non le cito, ma alcune ALS nostre avevano un saldo di mobilità attiva di 20 milioni di euro, quindi c'era la possibilità di essere un punto di riferimento almeno nel centro Italia per quanto riguarda la gestione della salute. Concludo quindi facendo una riflessione che non è certo esaustiva. Abbiamo già detto, l'abbiamo detto tutti, che la visione ragionieristica della sanità per pareggio di bilancio in termini ragionieristici è una follia. Noi dobbiamo riuscire a creare un modello organizzativo che parte dal territorio, che metta, diciamo, i cittadini, che apre una sanità vicina ai cittadini, che sia quindi che realizzi una rete dell'emergenza urgente, riorganizzi la rete ospedaliera primaria e secondaria, che tutto questo che lì c'è scritto, che non vi cito per brevità, ma sicuramente che abbia un rapporto con l'università, che sia un rapporto positivo e propositivo, tutto questo deve produrre costi che siano compatibili con questo, e non il contrario. Non è possibile partire dai costi per definire il modello organizzativo della sanità, ma si può fare, io credo che tu ci riuscirai. Si può organizzare un modello organizzativo che offra ai nostri cittadini una sanità di qualità e quei costi siano compatibili con le risorse della regione. Allora, abbiamo il dibattito, la discussione tra noi, quindi passerei la parola al dottor Massimo Scura, sindaco di Alfedena e già direttore generale dell'ASL di Livorno-Siena. L'onorevole Amato per una comunicazione che credo riguardi il sottosegretario Lignini. Il sottosegretario Lignini non arriva, è stato trattenuto per impegni, ma dai suoi saluti si scusa. Noi saremo presenti praticamente tutti i giorni sulle piazze negli eventi in tutta la regione, per cui chiunque voglia incontrare o approfondire i discorsi ci troverà disponibili. Io colgo l'occasione per completare qualcosa che non ho detto prima, qualcosa che è apparentemente fazioso, e cioè la campagna elettorale Chiodi la sta facendo sulle liste d'attesa. Vi prego, questa è una platea qualificata. Le liste d'attesa non sono elemento di campagna elettorale. La lista d'attesa non nasce o non si risolve con due soldi di straordinario agli operatori, aumentando di due ore le liste d'attesa, le risonanze magnetiche dalle 8 alle 20. Le liste d'attesa sono frutto della medicina difensiva, sono frutto della medicina fai da te dei pazienti, sono frutto di un mercato che più aumenta l'offerta, più aumenta la domanda. Allora c'è un solo vincolo, c'è un solo passaggio vero per superare e affrontare le liste d'attesa, ed è combattere l'inappropriatezza. Oltre questo si può fare un piano integrato, e all'epoca lo avevamo fatto, le ASL lo avevano fatto, che è quello di contemporanea gestione di straordinari, aumento di occupazione delle macchine, valutazione dell'appropriatezza, a cui si possono aggiungere i numeri verdi di comunicazione tra il medico di medicina generale e gli specialisti per una consultazione prima ancora di effettuare la richiesta. C'è molto che si può fare, ma vi prego, e lo dico al mio candidato presidente, le liste d'attesa non ce le propinate o non le propinate a nessuno come noi abbatteremo le liste d'attesa, perché così superficialmente questa cosa così seria non si può affrontare. Per non rubare troppo tempo cercherò di andare per il pesce. Il pareggio di bilancio e quindi l'efficienza di un sistema sanitario non è un problema squisitamente economico, è un problema etico.
perché quando io recupero delle risorse dall'inefficienza le posso investire in servizi, in questo caso in servizi sanitari. Non c'è luogo più idoneo per parlare di etica che quello sanitario. Mi riferisco in particolare proprio al tema del convegno, regioni a controllo. Il dato del salto tra la mobilità attiva e la mobilità passiva, che è in rosso per circa 60 e qualcosa in più, 68 milioni di euro, fa indicare non soltanto un fatto, fa indicare che i cittadini abruzzesi non sono contenti delle prestazioni che vengono loro erogate. Quindi c'è un vero e proprio problema di qualità. Qual è il sistema che è stato, qual è la modalità con la quale si è approcciati al deficit di bilancio e quindi al commissariamento della sanità abruzzese, non solo della sanità. Si è fatto sempre lo stesso identico errore, come quello che è stato fatto nel caso dell'Italia nei confronti dell'Europa. Prima risano, poi sviluppo. Prima risano per restare in sanità, poi faccio qualità dei servizi. Quando io ho risanato e ho tagliato linearmente le risorse dappertutto, non ho più risorse per fare qualità. Risanamento e qualità vanno insieme, come è stato fatto nelle migliori aree d'Italia, come è stato fatto nelle migliori regioni d'Italia. Prendo dalla premessa come ultima esperienza lavorativa da 12 anni di ASL a Livorno e a Siena, in Toscana, che è considerata una delle regioni leader. Come si fa a evitare allora innanzitutto come si fa ad evitare l'autoreferenzialità, che in sanità è una delle piaghe più gravi? Bisogna avere il coraggio di fare benchmarking con i migliori. Il resto, la stessa parola indica che io mi confronto con i migliori. Bisogna entrare in un network di regioni che hanno la sanità ad alto livello. Ragazzi, scusate i ragazzi, questo comporta una operazione culturale incredibile, questo comporta un atto di umiltà enorme. Quando la Basilicata, l'unica regione del sud, ha accettato di entrare in un network per confrontarsi con Toscana, Umbria, Trento, Bolzano, Veneto, e me ne sono dimenticata sicuramente almeno una, ha tutti, dico tutti, su 656 pagine di network, che potete trovare anche su internet se avete le password, oppure vi potete chiedere, a tutti in una forma di bersaglio dove il verde è l'eccellenza e il rosso è la non eccellenza, per non dire la mediocrità, ha quasi tutti gli indicatori in rosso, ma ha avuto il coraggio di mettersi in confronto, e non soltanto per i 28 indicatori dei LEA. Gli indicatori sono centinaia, che vanno dall'integrazione ospedale-territorio, qualcuno l'ha detto. In Abruzzo non esiste minimo di integrazione ospedale-territorio. Non esiste proprio. Il tasso di ospedalizzazione è arrivato a 166, mi sembra di aver sentito ultimamente. Quando io ero a Siena nel 2009, il Presidente della Repubblica ha premiato la USL di Siena come elemento di eccellenza e di innovazione della sua organizzazione. Il tasso di ospedalizzazione era 151, oggi è 130. Vuol dire che in 5 anni sono riusciti a scendere di 21 su 151, cioè del 14%, non da 280 in 10 anni a 166, quando a 166 si consideravano scarsi
le ASL, qui c'è un ex collega, diciamo così, si consideravano scarse le ASL già nel 1998. Quindi, perché però questo non è stato possibile? Perché il territorio non accoglie tutta quella parte di persone che va in ospedale senza motivo di andare in ospedale. Quanta gente va? Quanti ricoveri per 100.000 abitanti ci sono per polmonite? Se sono più di 100, se sono meno di 100, siamo dei. Se siamo più di 100 siamo completamente fuori. E lo stesso per il PCO. Se siamo sotto 50 siamo bravi, se siamo sopra non siamo bravi. E quant'è il tempo che passa dal momento in cui io entro in ospedale per un'operazione chirurgica in elezione, cioè programmata, e l'operazione stessa? Allora, se non abbiamo questi dati, se non abbiamo tutti questi dati, che ne ho citati 4 o 5, tanto per fare un esempio, siamo scarsi, ma non siamo scarsi come competenza, dicevo prima l'onorevole, siamo scarsi come misurazione della nostra capacità e della nostra efficienza. Ecco perché bisogna entrare in un network con grande umiltà e accettare di investire in conoscenza interna. Se il tempo che intercorre tra l'entrata in ospedale e l'operazione supera un giorno, 24 ore, siamo scarsi. Quelli bravi hanno 0,41 giorni, scusate, fate il caso. Quindi meno di 12 ore. Quindi c'è un problema di efficienza interna e un problema di efficienza al suo intorno, che è quella dell'integrazione socio-sanitaria. È stato parlato di appropriatezza. Per avere una radiografia al tallone, a Castel di Sandro ho atteso 40 giorni. No? Ho atteso 40 giorni. Non era un problema, perché in fondo avevo una tallonite, non potevo giocare a tennis, ma insomma. No. Altro era se avessi avuto altri problemi, però è una cosa vergognosa. Vogliamo parlare della risonanza magnetica, dell'attacco? Sapete quanto bisogna attendere in Lombardia per avere una risonanza magnetica? Una settimana. A me è capitato addirittura per un controllo su un ginocchio di doverla io richiedere di posticiparla, perché il lunedì sono andato lì e me l'hanno data per il venerdì. Io mai più pensavo, io venerdì, veramente io venerdì ho un impegno di lavoro, vabbè, non si può, il lunedì dopo. Giustamente diceva. Però che cosa succede? Come faccio a superare il problema dei tempi di attesa? Vado al pronto soccorso. Al pronto soccorso bypasso il Q, al pronto soccorso bypasso il ticket, al pronto soccorso prendo in giro tutte le persone oneste che ci sono in sanità, tutti i cittadini che fanno lavoro. Avrei potuto andare in radiologia, cioè anche un amico, a Castel di Sangue, andare al pronto soccorso e stipulavo tutto, non pagavo neanche il ticket. E questa è appropriatezza ed è anche equità. Allora, primo, investire in conoscenza interna, partecipando umilmente a un network di misurazione delle nostre prestazioni, non soltanto dei 21 onere. Quanto si spende in percentuale sull'attività territoriale? Forse lei lo sa che ha fatto le idee. A livello generale, se non ricordo male, dicono 52% territorio, 43% ospedale, 5% prevenzione. Qualcuno che c'era prima diceva 5%. Solo 5%? Solo 5%. Ma chi? Sono mosche bianche, quelle che utilizzano il 5% in prevenzione, ma se si usano bene il 5% in prevenzione, penso per esempio alla prevenzione sui luoghi di lavoro, si passa da 6 morti all'anno per incidenti sul lavoro a zero. A zero. Questi sono risultati concreti. Le brave ASL non solo
rispetto all'idea 52-43-5, ma probabilmente fanno 55-56 sul territorio e 37-38 fino, e 37-38 fino all'ospedale. Perché la vera eccellenza in sanità è sul territorio, non in ospedale. Noi abbiamo tutti una cultura ospedalocentrica, perché in ospedale, grazie a Dio, ci si va raramente, ma un malato di Alzheimer è malato di Alzheimer 365 giorni l'anno e gli anni infettivi 366, e con lui sono malati il caregiver familiare e tutti quelli che gli stanno intorno. Dobbiamo fare un salto culturale e di grande umiltà, ma anche di grande profondità, e confrontarci con i migliori sempre, giorno per giorno, non una volta all'anno. Grazie, scusate. Velocissimo, non so chi lo diceva prima, forse l'onorevole, a proposito dei territori interni, si è dimenticata l'Altosangro. L'Altosangro è come la Miata in Toscana. Io la definivo un'isola in montagna. Per chi ha gestito l'isola delle isole sa che cosa significa. In un'isola dentro conto deve essere puntuale. Grazie. Allora, organizzerei per un intervento veloce, molto veloce, di Gianfranco Visci e Silvio Basile, e poi darei la parola a Luciano D'Alfonso. Veloce. Ma intanto io volevo esprimere il mio grazie a Giovanni D'Amico per come ha condotto il lavoro del nostro gruppo, per l'attenzione con la quale ci ha seguito, e credo che questo sia un attestato che merita assolutamente di un riconoscimento pubblico. E insieme a tutti i membri della Commissione, che io ringrazio, perché poi quando si lavora insieme si impara, qui adesso il discorso del collega che diceva tutto questo, credo che vada ringraziata Maria Italia Pilato, perché è stato un elemento di collegamento molto importante. Ecco, io volevo semplicemente, proprio perché la sede di questo incontro è particolarmente attesa per lo sviluppo della campagna elettorale, soffermarci su tre aspetti, ma molto molto rapidamente. In parte sono stati anche richiamati dagli interventi che mi hanno preceduto. Il primo riguarda un'affermazione del Ministro della Salute sul significato del nostro Servizio Sanitario Nazionale e sul suo valore fondamentale di uguaglianza e di universalità. Io volevo rivolgermi anche al nostro partito, anche ai tanti che nel nostro partito sono sensibili alle sirene dell'influenza del finanziamento privato sul Servizio Sanitario Nazionale. Stiamo attenti, perché ogni intervento di questo tipo è un intervento che ne snatura la natura, che ne modifica le caratteristiche fondamentali. E se oggi noi possiamo dire che, pur con i limitati finanziamenti, il servizio sanitario risponde in qualche modo alle esigenze della popolazione, con tutti i limiti di cui abbiamo parlato, sicuramente modificarne le fonti di finanziamento sarebbe altamente pericoloso. Non dimentichiamo che nel 1978, che è stato un altro dei nostri anni di pericolo che abbiamo vissuto sul piano sociale, politico ed economico, cito per tutti il tradimento e l'omicidio di Aldo Moro, ebbene noi abbiamo costruito un servizio sanitario nazionale che ancora oggi dall'OCSE è ritenuto fondamentale. Semmai i dati di questi giorni ci dicono che noi dobbiamo condurre una lotta contro gli sprechi, contro le malversazioni, e leggere all'interno dei bilanci, come ci ha insegnato a fare Roberto Marzetti, ancora oggi i dati pubblici che riguardano il nostro servizio sanitario vedono che la spesa per beni e servizi è il 4,2% a livello regionale, a fronte di una media nazionale dell'1,7%, il che significa che se ci allineassimo alla media nazionale avremmo un risparmio del 20%. Semmai in altri paesi l'investimento privato viene fatto soprattutto sugli investimenti per tecnologie, per informatizzazione. Tant'è vero che noi in Europa condividiamo con l'Irlanda il triste primato di essere al 40% dell'investimento privato, a fronte di investimenti nella Svezia e in altre nazioni del nord Europa,
che arriva fino al 70-80%. Quindi anche da questo punto di vista dovremmo essere in grado di percorrere sentieri diversi sull'integrazione pubblico-privato. E poi credo che un discorso che è stato fatto qui e che recentemente ha richiamato Walter Ricciardi sull'Osserva Salute, ha detto attenti ai risparmi sulla sanità, perché se nel breve periodo determinano risparmi di gestione, a lungo periodo aumentano la spesa, perché in una popolazione anziana, una popolazione affetta da malattie croniche, la spesa è destinata a scoppiare. Seconda riflessione, ASL unica. Ormai siamo tutti orientati verso l'ASL unica e credo che sia anche il modello più efficace per poter governare tutti i sistemi di integrazione regionale, a cominciare da quello del 118 e della rete di informatizzazione, che dopo tanti anni continuano ad essere appaltati dalle singole URSS in modo diversificato. A condizione però, e questo lo dico senza voler stravolgere il tutto, che all'interno dell'ASL unico ci sia un cervello per la rete ospedaliera. Un cervello che sia in grado veramente di governare la rete ospedaliera secondo un criterio di hub and spoke, proprio per evitare che la rete ospedaliera rientri all'interno di lungaggini, di appesantimenti burocratici che non la rendono adeguata a rispondere alle esigenze cui deve rispondere. Semmai la rete ospedaliera va in questo senso implementata con un robusto intervento di formazione, e quindi sono perfettamente d'accordo col collega, il primo investimento è la formazione, poi se investimenti tecnologici e informativi, e poi soprattutto nell'attenzione agli operatori e agli utenti, perché la customer service sia in qualche modo adeguata a cogliere come il servizio risponde. Ultima sollecitazione, come vedete sono stato rapidissimo. La GENAS, sapete che è l'Agenzia dei Servizi Sanitari Nazionali, del Servizio Sanitario Nazionale, ha recentemente detto che il modello di selezione dei direttori generali basato sulle competenze ragionieristiche è fallito. E questo lo dice la GENAS, ma rientra nei discorsi che ci siamo fatti poco fa. E dice che il manager, cosiddetto manager, io toglierei pure questa parola, deve essere colui in grado di governare i processi, ma soprattutto di governare gli uomini. La sanità è un settore ad altissima professionalità e se le persone che vi lavorano dentro non sono coinvolte nei processi di decisione e di organizzazione, qualsiasi intervento legislativo, normativo, organizzativo è destinato al fallimento. E oggi basta girare per i nostri ospedali per vedere come non si vedono persone entusiaste del loro lavoro, ma si vedono musi lunghi e preoccupazioni perché non si sa come andranno a finire le cose. Quindi il manager deve essere una persona attenta, in grado di motivare le persone, in grado di suscitare l'attenzione per il paziente, in grado di riuscire a portare a compimento gli obiettivi che il Servizio Sanitario Nazionale sarà in grado di dare. Io concludo augurando a Luciano D'Alfonso il successo che merita, a tutti i candidati del Partito Democratico, ma soprattutto auguro questo successo per noi pazienti anche. Allora, io inizierei in questo modo, darei 3 minuti al professor Cacciani, 3 minuti al dottor Silvio Basile, poi la parola a Luciano D'Alfonso, vi prego di restare. Ogni altro intervento poi lo raccoglieremo io e l'onorevole Amato, ma per esigenze anche di tempo dobbiamo procedere in questo modo. Allora, il professor Cacciani. Buonasera a tutti. La parte di voi che sicuramente non mi conosce, devo presentarmi per capire da dove vengo, farvi capire da dove vengo e il perché di queste poche domande che io desidero fare. C'è Francesco, c'è il professore Università di Chieti, direttore di dipartimento e tra le altre cose è membro della Commissione Paritetica Università ASL. Io devo dire che sono venuto a partecipare con un certo entusiasmo e sentivo anche delle cose condivisibili, certamente, che non si comincia dai tagli non ci vuole più dire, ma ormai lo sanno tutti, che forse la prevenzione è un punto importante, anche questo lo sanno tutti, quindi personalmente io condivido l'invito di evitare l'autodifferenzialità e
di essere modesti e pensare, come diceva lei, a un piano fatto alla fine del 14 che deve essere operativo, si chiama operativo, ma deve essere operativo nel 15, è un sogno che potrebbe avere un umano risveglio. Detto questo, io vorrei focalizzare due o tre domande su alcuni punti che mi sembrano, scusate la franchezza, colpevolmente assenti da questo che io ho sentito oggi. Uno dei temi obiettivo, fra gli altri ha citato malattie rare e anche patologie. Malattie rare lei ha citato nel 2008-2009 con Marco Nero, alla legge che le finanza in tutto il mondo, a meno che nell'Abruzzo, è del 2000, o meglio, in Abruzzo le finanzia, e le finanzia agli amici degli amici. Guardate caso che si è andata a trattare, alcuni di questi sono stati candidati in PD. E non si sa dove vanno a finire, perché le persone vanno fuori. Vanno fuori per tante altre cose. Facciamo un esempio banale. Qual è la regione in cui non c'è un laboratorio di secondo livello, neanche di primo livello, che si faccia dosaggio di farmaci, dosaggio di attività enzimatica che permette di risparmiare notevolmente sull'uso dei farmaci, per l'appunto l'Abruzzo, e per l'appunto l'Abruzzo da anni non è questione di Chiodi, ognuno ha la sua croce, ma abbiamo avuto Chiodi, speriamo che qualcuno lo metta in croce per bene più presto e con i Chiodi giusti per l'appunto. Ma queste sono cose che durano da tanti anni. Due cose su tutto io mi lamento di non aver sentito dire, nel libro Lo Sforzo Velocemente c'è due frasi di Francesco Ricci, qui sono state dette due parole, lei ha detto farmaceutica e poi università. Farmaceutica, niente, ha detto non è vero che è il 5%. Ma è vero che in Abruzzo l'unico prontuario è stato ricopiato con un copia e incolla da quello del Veneto, e io sono farmacologo, sono quasi 40 anni che sono in Abruzzo, ho fatto parte di tutto un po' e ho notato che indipendentemente dai colori, la resistenza verso il nulla, verso proprio lo spazio siderale, è sempre stato una costante. Non c'è nessun piano farmaceutico. Non c'è, eppure in tutto l'Italia, in tutto il mondo, fare dosaggio di farmaci significa razionalizzare la terapia, significa risparmiare per reinvestire. Ci sono delle cose su cui ho finito, sono delle cose su cui si potrebbe intervenire domani, senza piani, perché questo è la luce del sole. Si spendono centinaia di migliaia di euro per anno, per ASL, per fare dei test che la letteratura mondiale ha definito assolutamente inutili. Non mi voglio paura di allungare e fare specificare direttamente quali sono. Sono persone che per tanti anni sono state all'interno del dipartimento che allora dirigevo e che continuano, per me all'operare, ai danni del cittadino. Mi dispiace di non aver sentito una parola di critica sul privato, ma questo sarà un altro discorso. L'università, me ne voglio al futuro governatore. La nostra convenzione è del secolo scorso, letteralmente del secolo scorso. Non si riesce, unica regione in Italia, a poter aggiornare una convenzione. Ditecelo. Cosa ne pensate dell'università? Cosa volete fare con l'università se volete fare qualcosa? Azienda ospedaliera universitaria, beh, siamo riusciti primi nel mondo a sfruttare il terremoto per mettere un articolo e dire che in Abruzzo unica regione d'Italia. Non si doveva essere azienda ospedaliera universitaria. O qui ci sono i migliori cervelli del mondo, o qui ci sono i migliori frenatori dell'umanità. Decidiamoci, ma io mi aspetto di sapere la futura governatore di cosa volete, se volete qualcosa, dall'università. Area vasta. La Revolta ormai è già superata in gran parte, viene da Livorno o Siena, la Revolta Pisa, Lucca, Viareggio, ormai sono proiettati, io sono di Pisa, quindi sono proiettati ancora qui, nemmeno una parola. È troppo poco, anche in campagna elettorale. Grazie. Sentilo velocemente, ti chiedo così poi diamo la parola.
in modo che tutti possano ascoltare. Sarò velocissimo, rapidissimo, anche perché le cose che io ho da dire praticamente le trovate scritte nel libro che vi è stato consegnato, e dunque il progetto che è stato l'anno scorso è stato fatto proprio da tutta la coalizione, e dunque quello andremo a realizzare. Io, per cercare di farvi capire a che punto siamo, vi racconto una storia. I tre minuti dunque lo divido in questo modo e poi dico due cose. Con il mio paziente ha avuto un problema grave all'esofago. È stata posta diagnosi rapidamente, è stato inviato al chirurgo che molto rapidamente ha fatto una stagliazione, mi ha chiamato e mi ha detto che occorre fare una radioterapia prima di poter procedere a un intervento chirurgico. Dice: guarda Silvio, ho chiamato ieri e mi hanno detto che hanno le macchinari fuori uso, non prendono nessuno. Ho chiamato Pescara e purtroppo non mi hanno risposto, posto ce n'è a Teramo. Questa è la storia che mi è stata raccontata. Giorno dopo il paziente viene da me, io mi armo ancora di pazienza, chiamo Pescara. E questo riesco a parlare con un collega, mi dice: sì, va bene, lo prendiamo in carico, lo facciamo noi la radioterapia per 45 giorni a questo paziente. Fra 3 mesi. Così se il collega questo tra 3 mesi non c'è più. E poi il paziente se n'è andato da me dicendo: dottore, io non ce la faccio a fare 200 km tutti i giorni all'anno terzo per fare questo. Vedremo che cosa accadrà. Perciò è necessaria una nuova sanità. Questa è la sanità che ci ha lasciato gli occhi. I numeri li può andare a raccontare dove gli pare. Questi sono i fatti, questa è la situazione che vivono le persone. Per questo noi, applicando il nostro piano, introdurremo subito i costi standard, faremo una ANSU unica, rifaremo l'atto aziendale, rifaremo il piano sanitario e soprattutto saremo in grado di motivare gli operatori. Due cose, voi lo trovate in parte accennato nel mio intervento da te Giovanni quando l'ho scritto, e quasi che si è messo in mente, ma adesso vedo che l'evoluzione delle cose vanno in quella direzione. Il 10% delle risorse sarà dedicato alla prevenzione. Ne avete parlato, questo è quello che faremo noi. E poi nel nostro sistema abbiamo detto ci sono due fondi: un ponte per collegare l'ospedale e territorio della rete d'emergenza, l'altro ponte è l'integrazione tra ospedale e territorio. Ma siccome questo non basta, c'è bisogno di una integrazione sociosanitaria, noi metteremo in campo un progetto di community care, si chiama, che consentirà di gestire anche questi processi. È chiaro che una condizione di questo tipo, sanità e sociale, ho finito, deve avere un'unica guida politica. Grazie. Intanto grazie, poiché avete fatto questo lavoro oggettivamente considerabile scientifico, nel senso che è un lavoro costruito sui documenti, sull'analisi dei documenti e naturalmente anche su un'attività di ascolto che ha permesso di arrivare a questo punto, anche con l'ambizione di delineare la proposta nei 5 anni successivi. Potremmo metterci d'accordo nel dire che il cosa lo abbiamo precisato, sia dalla lettura del documento, sia dagli interventi ascoltati a sottolineatura e a evidenza. Quello che io vorrei cercare invece di sottoporre a luce aggiuntiva è il come fare sì che il cosa che ci vede d'accordo accada e soprattutto sia certo, con un livello di qualità che è quello corrispondente all'aspettativa. Mi convince molto quando sento dire da figure sia tecniche, professionalmente dotate, e da figure a legittimazione politica
che non possiamo dimenticare un solo giorno, anzi un solo momento dei nostri giorni, che la sanità di cui noi vogliamo occuparci è una sanità che soddisfi il suo essere un diritto fondamentale, costitutivo del nostro consorzio, e quindi deve avere caratteristiche rinvenibili di prestazione: la continuità, la premura, l'universalità, e poi fare sì che queste caratteristiche di questo diritto fondativo e costitutivo siano caratteristiche che non facciano differenze di opportunità. Ma se questo è, per rendere certo che accada, qual è la modalità che noi scegliamo? Vedete, il tavolo di monitoraggio che noi stiamo coltivando anche come lettura e rilettura circa la produzione degli atti, come se ormai fosse un nostro destino da condanna, è esattamente intervenuto poiché noi abbiamo ereditato il contrario di una cultura della programmazione. Intanto mettiamoci d'accordo, facciamo sì che in Abruzzo per il futuro un monitoraggio, con tavolo o senza tavolo, sia la cifra, il paradigma del nostro farci carico dell'offerta sanitaria. Un tavolo di monitoraggio o una cultura del monitoraggio che organizzi l'inseguimento degli obiettivi e la misurazione della quantità degli obiettivi che noi raggiungiamo e la misurazione anche dei costi di questi obiettivi. Siamo all'anno zero, non dico rispetto alla considerazione riguardante l'Abruzzo. Siamo all'anno zero per quanto concerne le dotazioni per rendere certo il raggiungimento di ogni obiettivo? No! Perché non siamo all'anno zero? Non mi riferisco alla storicità abruzzese, né a quella del passato, né a quella che fra non molto riguarderà anche il presente. Mi riferisco al fatto che c'è la tecnologia, c'è la rete, ci sono i software che ci consentono con facilità di capire come sta andando con l'immediatezza quello che noi stiamo propinando, determinando e attrezzando. Faccio una domanda a voi che lavorate nella sanità con questo livello di competenza e di passione, e non può che essere una competenza, diciamo, di tipo medical professionale: qual è il livello di autonomia di cui dispongono i singoli punti di erogazione dei servizi di salute? Voi avete detto qui, con la bravura che vi caratterizza, quanto deve essere lunga la filiera che produce il diritto alla salute. Una filiera che comincia col medico di base responsabilizzato, come dice l'onorevole Amato, una filiera che postula l'inizio col medico di base, che è il garante di un cammino virtuoso di appropriatezza. Il medico di base, il distretto sanitario, la casa della salute, la struttura territoriale di riferimento, e comincia ad esserci anche un cammino di densità sanitaria circa le prestazioni, e poi l'ospedale. Lungo questa filiera così articolata, qual è la performance che ha saputo garantire la regione circa quella grande risorsa che è l'autonomia? L'autonomia decisionale, la dotazione di risorse finanziarie e budgetizzate. I distretti sanitari in Abruzzo hanno mai contato di budget finanziari? E il budget è l'immediato controcanto degli obiettivi chiari dati. Quando è che non c'è budget? Quando non ci sono obiettivi chiari. E gli obiettivi non sono i pensieri della mamma più buona del mondo. Gli obiettivi sono prima di tutto graduabili, misurabili, corrispondenti al vero, alla realtà, al fabbisogno che è conosciuto. C'è questa cultura in Abruzzo? E io lo dico alla parte lesa che siete voi, voi non siete la parte che lede, alla parte lesa. Io sono un decisore pubblico, io ho una sorella che fa il medico con tanta soddisfazione, lo fa alla Loyola, è primario di malattie infettive. Io sono un decisore pubblico, io devo sapere come si organizza la decisione e devo sapere come si organizza il circuito della decisione per fare in modo che non ci sia dispersione di risorse e annegamento di aspettativa di diritto. Io devo rendere certo con la mia decisione il diritto e la salvaguardia delle risorse. Meno utilizzo di risorse,
dal punto di vista di quelle tradizionali, quindi quelle finanziarie, è il massimo del raggiungimento dei risultati, che in questo caso è il diritto alla salute. Per me è fondamentale lo stabilimento degli obiettivi come corrispondente ad un osservatorio costante di quello che serve all'Abruzzo e di quello che servono agli abruzzesi, nella sua pluralità di esistenza in vita, i bambini, i lavoratori, coloro i quali sono anziani, coloro i quali vivono una specialità di condizione, penso alla donna gravida per esempio, coloro i quali hanno forti condizioni di invalidità da lavoro, coloro i quali conoscono quella condizione da abisso che è l'anziano ultra 65enne senza reddito, in condizione di poca autonomia e che vive in posti lontanissimi. Che succede rispetto a questa pluralità di esistenza in vita? Ci basta, diciamo, la rigidità di una sola offerta di salute? Voi ci avete, mi avete spiegato? Assolutamente no. Ma come si fa a organizzare che poi tutto sia corrispondente, adeguato e appropriato, se non c'è questa cultura degli obiettivi dalla e nella filiera di comando? Voi avete detto ASL unica e naturalmente io sono convergente. Però adesso, attenzione, mi piacerebbe che non ci fossero i giornalisti, perché i giornalisti hanno l'esigenza della notiziabilità e a volte una parola si prende tutta la notiziabilità. Io sono d'accordo, ma attenti a non insediare un altro cacao meravigliavo. Cioè io alla regalia che ci si attende dall'uso di una parola e dalla magia di quella parola non ci credo. Credo invece alla cultura dell'organizzazione, e cioè il direttore generale dell'assessorato chi è? Che fa? Che produce? Che tipo di rendicontazione realizza? Lì è il dato più elevato dove si attrezza e si nutre la cultura della programmazione. Secondo, qual è il rapporto naturale in fisiologia di funzionamento tra il direttore generale dell'assessorato, il direttore generale della ASL, il direttore del presidio, il direttore del distretto, il punto univoco di responsabilità della casa della salute e poi il medico di base? Allora, tutto quello che voi avete studiato una vita vi consente di essere dei bravissimi operatori di sanità. C'è una materia collaterale che fa quasi da dorsale per questo settore così esigente, che è il diritto amministrativo, che non è soltanto il diritto delle decisioni degli atti, è anche il diritto degli indirizzi. Come si dice cosa a chi poi deve porre in essere un comportamento? Come si dice cosa? Esiste in Abruzzo che un direttore di distretto possa organizzare lui la platea del suo spazio di lavoro? Con chi ha a disposizione, con le tecnologie che ha, con la capacità anche di organizzare premialità per fare in modo che ci siano crescenti risultati? Non mi risulta. Io so di intense attività telefoniche tra il direttore del distretto e chi sta sopra. Tutta questa attività telefonica che ci fa fotografare una specie di sultano che solitamente è il direttore generale ha prodotto quello che noi sappiamo. Tant'è che io nella mia campagna elettorale, di questa campagna elettorale, il più numero grande che ricevo di telefonate riguarda, per esempio, nell'ordine, la diagnostica sanitaria. Qualche ricovero, io mi rifiuto di aderire alle telefonate, ma questo mi svela qual è il vuoto che c'è sul piano dell'automatismo di funzionamento. I progetti obiettivi per quanto riguarda gli screening, quelli della donna, quelli del colon retto, della donna e dell'uomo, se vengono considerati con questa marginalità, a che tipo di visione programmatoria corrispondono? Cioè, che ci sta sotto? Come mai si riesce a svilire, diciamo, un'azione progettuale di quel tipo che ha garantito negli anni precedenti risultati rilevabili e rilevanti? Perché accade questo? Che cos'è che a monte ha determinato questa sciatteria del circuito organizzativo? La sanità ha bisogno di risorse anche finanziarie, oltre che di uomini, di tecnologia e di autonomia. Io vi faccio una proposta. Il settore della sanità come acquista beni e servizi in Abruzzo? I global service, è così scontato che debbano
distruggere, deglutire tutte quelle montagne di soldi che distrugge in Abruzzo. Il piano delle esigenze di cui ci si fa carico con un contratto di Global Service, chi lo fa? Chi lo redige? Guardate, è un dato che mi piacerebbe che venisse stimato, lo dico anche all'onorevole Amato, che è capace di insediare anche con il suo voto favorevole una commissione magari di indagine o una commissione conoscitiva a livello parlamentare. Il dato italiano, 150 miliardi di euro, è l'acquisto attraverso Global Service dei beni e servizi della pubblica amministrazione italiana. Il 65% è destinato alla sanità. In Abruzzo la spesa per Global Service, per acquisti di beni e servizi, sta superando, per quanto concerne il rapporto core sanitario, no core sanitario, sta superando il no core sanitario le spese destinate al core sanitario, cioè alla dedizione esclusiva per quello che è l'incontro tra il camice bianco e il paziente. Può essere vero che ci sia questo bisogno, ma chi è che fa la rilevazione delle esigenze? Come si costruisce? Con quei meccanismi che si stavano arrampicando nella città di Chieti? Quei duplicati così costosi e così inutili? O quello che si è fatto anche nella città dell'Aquila sul piano della sua ospedalità? O tutto quello che c'è sul piano solo della previsione cartacea circa la presenza dei distretti in Abruzzo, o le riconversioni fatte soltanto sul piano teorico di strutture che non hanno senso in questa contemporaneità, che però non sono per nulla nella condizione di organizzare performance all'altezza. Chiudiamo e riconvertiamo, ma quando riconvertiamo una struttura che non ha ragion d'essere come ospedale generalista, facciamo in modo che i servizi che deve essere capace di assicurare siano servizi qualitativamente corrispondenti all'aspettativa, per esempio sul piano geriatrico. Io ho visto in Abruzzo è un cimitero di cose a metà o di cose a un quarto. E come accade questo? Perché? Figlio di che questo? Di quale cultura programmatoria? Allora il tavolo di monitoraggio, a parte che ci viene imposto da questa doppia fedeltà che abbiamo ai cittadini abruzzesi e allo Stato nazionale e quindi anche alla stabilità economica nazionale, ma impariamo a dotare, diciamo, quasi la condotta quotidiana di un tavolo di monitoraggio che ci consenta periodicamente di tirare una linea e di vedere che cos'è che abbiamo realizzato, che cosa abbiamo conseguito. Io questo vi chiedo di aiutarci e aiutarmi a fare, consapevoli che per esempio le singole questioni, anche che tipo di compatibilità costruire con le due università o con il privato, noi troveremo punti di collaborazione avanzata, coordinandoci, sapendo che si deve coltivare la cultura dell'integrazione, della collaborazione, della complementarietà, però dobbiamo anche sapere che a valle ci deve essere un diritto garantito nella qualità e nella quantità. Io ho visto in alcuni paesi di montagna del Teramano e del Chietino andare in onda la bonomia delle persone. Il medico pediatra che fa servizio lì, che allunga la sua competenza e la sua capacità fino a riempire il vuoto del punto di erogazione distrettuale che sta a Castiglione. Ecco, dove accade questo, saremmo davanti a un risultato frutto della sussidiarietà, del sentimento della comunità, ma un grande limite della macchina organizzativa pubblica. Lì noi dobbiamo riconcepire un ruolo di ausilio e di potenziamento da parte del pubblico, poiché alla fine stiamo parlando della vita delle persone e di un diritto fondativo della vita delle persone, il mantenimento in vita di se stessi, possibilmente consentendo che ciascuno realizzi al meglio il suo progetto di vita. Quando a Montazzoli, con tutta la storia che l'ha caratterizzata, manca addirittura la strada per il via vai di ciò che deve portare la sicurezza della salute, l'andirivieni di questo mezzo, io mi rendo conto che forse dovremmo costituire dovunque un presidio ospedaliero, visto che non si è avuto cura di rendere certa neanche la viabilità per fare in modo che arrivi questo dato di sicurezza della persona. Quindi rioccupiamocene con compiutezza. Io ci metterò quello che ho come esperienza, come cultura, come anche abilità appresa facendomi carico per anni della decisione pubblica.
La grande cifra finanziaria che spendiamo sulla sanità in Abruzzo merita a valle il diritto garantito della salute. Grazie a coloro i quali hanno fatto questo lavoro, ci vediamo presto facendo anche dentro al partito un tavolo che componga competenze, bravure e passioni, in maniera tale che nessuno sia solo, neanche l'assessore alla sanità che noi nomineremo dopo le elezioni e neanche il presidente della giunta regionale che battaglierà al tavolo di monitoraggio e davanti a qualsiasi direttore generale che magari potrebbe tendere a restringerci i nostri spazi di manovra. Grazie ancora. Facciamo anche la campagna elettorale per chi la vuole fare, se no. Era solo per provocare. Guardia Grele, ieri sera 50 pazienti acuti ricoverati. Il dottor Ricci prima diceva che sulla rete ospedaliera non siamo adempienti, è colpa tua. Mi vanto di avere questa colpa perché diciamo, vedere quelle persone in quelle condizioni mi dà diciamo, la certezza di aver fatto quello che bisognava fare. Sempre Guardia Grele, radiologia che non funziona da 2 mesi e mezzo, quindi ambulanze che partono da noi per andare a Chieti o altrove per fare esami banali. Sempre Guardia Grele, un paio di settimane fa, incidente, non c'è ambulanza, arriva l'elicottero, quindi un paradosso. Concludo dicendo che io diciamo, mi faccio in qualche modo voce delle persone che vivono nelle zone interne, che in questi anni hanno voluto difendere la sanità pubblica, così come abbiamo detto in tante occasioni, e facendomi voce di queste esigenze mi piace che si sia partiti richiamando il diritto alla salute, perché è di quello che noi ci siamo fatti carico. Vanno bene anche le case della salute, anche se queste formule mi creano un po' di allergia, un po' di insofferenza, ma me la creano perché praticamente a fronte di queste previsioni anche altrove nulla è stato dato in cambio. La Regione Lazio ha aperto tante case della salute, ma in posti dove c'è ancora il deserto, e questo io lo so per certo e lo posso anche documentare. Quindi diciamo, io ci sono, noi ci siamo, nella misura in cui potremmo ancora dire che ogni struttura, così come è stato detto, avrà la sua funzione. E nella misura in cui, come anche è stato detto, veramente il servizio sanitario sarà diciamo, universale nel vero senso anche tecnico della parola. Quindi buon lavoro a noi tutti, grazie. Io non ho particolari ansie da campagna elettorale pur essendo candidato, quindi essendo un uomo abituato all'ascolto prima che oltre che alla parola, chiedo se gli altri che sono iscritti, cioè Alessia Parlatore, Francesco Ricci che non l'ho visto è andato via, se gli altri vogliono intervenire io proseguo, noi ascoltiamo e credo che oggi sia stata per la campagna elettorale del Partito Democratico e di Luciano D'Alfonso una bella giornata, importante, con un pubblico molto qualificato. Ho apprezzato tra l'altro la presenza dei giornalisti che hanno ascoltato tutti gli interventi, e cosa rara, diciamo, nell'ambito delle ansie dell'informazione che sono come quelle delle campagne elettorali, e quindi se le persone Alessia e dottor Ciofani e vogliono intervenire, se no chiudiamo la nostra riunione. Buonasera, grazie per chi è rimasto anche dopo l'illuminante intervento del candidato presidente, a cui mi sento di aggiungere solo 2 parole. Il primo ha toccato, se lo avete notato, lo avete ascoltato direttamente, avrà ripetuto forse 20 volte la parola strategia programmatoria, organizzazione. Questo è il vero punto nevralgico.
e parlare di una riforma della sanità e parlare di un'attuazione di una politica sanitaria che serva e segni una soluzione di continuità rispetto a quello che è avvenuto in questi 5 anni, significa prima di tutto riconcepire un nuovo modello organizzativo che parta dall'assessorato alla sanità, da una riforma dell'agenzia sanitaria regionale e da una riforma delle aziende sanitarie. Questo è il primo punto. Il secondo punto, il rapporto con i privati. Noi abbiamo prolungato per troppo tempo il regime dell'accreditamento predefinitivo o provvisorio. Questo non ci ha consentito di fare né un fabbisogno vero delle prestazioni, né di andare a scegliere veramente quali erano gli operatori con cui andare a contrattare. Anche dal Ministero ci siamo fatti imporre non solo i tetti di spesa, quindi i limiti massimi di risorse che si possono devolvere per l'acquisto di determinate prestazioni sanitarie, ma anche le clausole del contratto. Se questa non è avocazione della capacità negoziale di programmazione della Regione, non so cos'altro possa essere. La terza vera partita programmatoria, sicuramente la ridefinizione della rete ospedaliera, ma una grande partita in atto in cui è completamente mancata la politica e l'indirizzo politico, è la riconversione. Pochi di voi sanno che nel febbraio 2014 è stato avviato il processo di riconversione delle strutture ex articolo 26, cioè di quelle strutture calderone che nel bene o nel male hanno segnato la storia della offerta residenziale pubblica e privata in Abruzzo. Bene, questo processo è stato delegato alle ASL, le quali a marzo si sono sentite dire: care ASL, convocate gli erogatori privati, definite con loro una proposta di riconversione e trasmettetecela. Dov'è la politica sanitaria in tutto questo?